Domenica Live, sparisce il Drogagate e ricompaiono i figli di Domenica Live, sparisce il Drogagate e ricompaiono i figli di. Cambio di tendenza nell'attuale puntata di Domenica Live. Tornano i figli dei personaggi famosi sia riconosciuti che non riconosciuti. Tra questi è spuntato fuori anche il figlio segreto di Isabella Biagini. La notizia già circolava da alcuni giorni, all'interno di Domenica Live non si sarebbe più parlato di Drogagate o meglio di Cannagate come era stata soprannominata la polemica suscitata da Eva Enger nel corso della diretta della seconda puntata dell'Isola dei Famosi. E così nella puntata del contenitore festivo di Canale 5 del 4 marzo, sono spariti tutti gli ospiti legati alla vicenda. Eva Enger era assente. Craig Warwick era in collegamento da Roma ed ha giustificato la propria assenza con la rottura di due costole. Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti erano già ritornate in Honduras, quindi il gruppo di personaggi che avrebbe dovuto sottoporsi alla macchina della verità così come era stato annunciato domenica 25 febbraio era completamente smantellato. Il web, a questo punto del programma, ha cominciato a sospettare che si volesse accantonare la polemica durata già fin troppe settimane. Non è un caso infatti che nessuno dei tre ex protagonisti del Drogagate abbiano dato forfè, chi per un motivo chi per un altro. Per raffrenare la tesi del malore di Craig Warwick, Barbara D'Urso ha mandato le telecamere all'ospedale dove il sensitivo è stato sottoposto ad una radiografia, il risultato è stato la constatazione della rottura di due costole che, tra l'altro, non gli hanno impedito il collegamento da Roma. Questa almeno è l'opinione riscontrata da molti tweet che si sono susseguiti nel corso della diretta. Barbara D'Urso ha dedicato lo spazio dell'isola alla presunta omofobia di Franco Terlizzi nei confronti di Craig Warwick. In studio a discuterne ed a difendere il naufrago NIP c'erano la moglie ed il figlio. Il sensitivo ha ribadito le proprie posizioni accusando Terlizzi di averlo allontanato dopo aver saputo del suo orientamento sessuale. La D'Urso ha rimandato tutto all'acquisizione delle prove, ci sono filmati che dovrebbero dimostrare il colloquio avuto tra Franco e Craig. Si attende che possano essere visionati. Accantonato il lungo segmento sull'Isola dei Famosi, sono rispuntata fuori i figli di. Mentre nelle puntate precedenti il Drogagate assumeva un'importanza determinante nella puntata, l'aver deciso di non parlarne ha aperto lo spazio ai vecchi argomenti tanto cari al contenitore festivo di Canale 5. Ecco dunque rispuntare i figli di. Innanzitutto è ritornata la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, che ha fatto una rivelazione shock. Mi tagliavo le gambe e sono stata in clinica per un mese a causa di mio padre. Un altro spazio è stato dedicato a Paola Caruso, la ex Bonus di Avanti un altro, ed ex naufraga ha raccontato di essere stata adottata. La Caruso era stata già ospite in passato di Domenica Live e adesso ha ribadito la sua storia sottolineando l'affetto che ha per i genitori adottivi. È tornato anche Diego Armando Maradona Junior insieme alla compagna incinta di 9 mesi. In studio anche Manuela Villa, figlia di Claudio, a lamentare lo stato di degrado in cui versa la tomba del padre. L'ultimo scoop di Barbara D'Urso è stata la notizia del figlio segreto di Isabella Biagini,